Allora possiamo partire. Do il buongiorno a tutti, quelli che sono, diciamo, collegati. Ricordo che ufficialmente la lezione è tenuta per il corso di prodotti biotecnologici della salute sul corso di laurea in farmacia e sul corso di progettazione e produzione di farmaci e principi attivi biotecnologici della collega Anna Baldisserotto sul corso specialistico, di laurea specialistica in biotecnologia e indirizzo salute. Dunque, il nostro speaker lo presentiamo dopo. Innanzitutto vi presento Elisa Mosconi, di Buongiorno. AIRC, e lei è la responsabile di questa iniziativa AIRC Campus. Dopo ci dirà due parole su questa iniziativa, molto interessante. Mentre la collega Federica Cavallo, che ci parlerà appunto di questi mitici anticorpi antitumorali, è ricercatrice con Veramente vaccini antitumorali, aspetta a svolearsi, vabbè, un po' capita. tardi per cambiare argomento. Non riuscivi in corso d'opera così. Troppo. Un po' disagio. Ricercatrice AIRC, mi piacerebbe che poi, prima di iniziare la lezione, Federica facesse Sì. una breve introduzione sul suo profilo, sulla sua carriera, ecco, insomma, a beneficio degli studenti che ci stanno ascoltando, perché ovviamente per loro rappresenta un'opportunità quella di ascoltare una persona come te che ha fatto quello che ha fatto ed è arrivata dove è arrivata, immagino anche con molti sacrifici. Quindi io darei la parola a Elisa Mosconi che ci introduce l'iniziativa e poi lascio a Federica tutto il campo. Ottimo, grazie mille Stefano, grazie a voi oggi per essere qui come sempre all'Università di Ferrara che ospita il progetto Campus. Io appunto mi chiamo Elisa Mosconi e mi occupo di divulgazione di missione scientifica per AIRC ormai da una quindicina d'anni. Ci tenevo, oggi appunto sono qui in qualità di responsabile del progetto a cui state partecipando. Mi faceva piacere introdurre brevemente l'intervento di Federica, che poi appunto entrerà nel vivo dei contenuti, raccontandovi qualcosa in più sulla fondazione. Quello di AIRC è un nome piuttosto conosciuto, però non tutti sanno di che cosa si occupi, quindi vale la pena appunto prenderci una piccola introduzione iniziale. Allora, AIRC era un'associazione, ora una fondazione, è nata nel 1965 e da allora l'obiettivo è sempre stato solo uno, cioè contribuire a rendere il cancro sempre più curabile. Diciamo che questo obiettivo viene perseguito attraverso due strade, prima di tutto sostenendo la miglior ricerca sul cancro in Italia. Considerate che ogni anno nel nostro paese ci sono circa 5.300 ricercatori che lavorano grazie a fondi di AIRC, che non sono fondi pubblici, sono fondi di privati che quindi derivano da delle donazioni di privati cittadini che hanno deciso di sostenere la causa. E parallelamente fa parte della missione anche la corretta informazione scientifica, la divulgazione e la restituzione dei risultati in laboratorio attraverso la comunicazione alle persone che la finanziano. Giusto per darvi due numeri, considerate che nel 2020, grazie appunto a queste donazioni, AIRC ha potuto destinare alla ricerca oncologica oltre 125 milioni di euro per finanziare 622 progetti di ricerca, 71 borse di studio per giovani ricercatori e 22 programmi speciali. La comunicazione è appunto parte integrante della missione, noi cerchiamo di parlare della ricerca che fanno i nostri ricercatori appunto nel laboratorio ed è il caso di Federica, in tanti contesti diversi. Abbiamo una serie di canali, di iniziative un po' più strutturate che si sono create nel tempo, una per tutti il fondamentale che è il nostro USO organ, arriva nelle case di milioni di italiani 4 volte l'anno. C'è un sito molto visitato, AIRC-IT, che vi invito a seguire, ci sono dei canali social, due canali Instagram, un canale direttamente con il nome di AIRC, insomma, che si chiama appunto AIRC-IT, vi invito anche in questo caso a seguirlo, e un nuovo canale di divulgazione scientifica a 360 gradi che si chiama Wonder Why. Ci sono poi una serie di iniziative per gli studenti, per le scuole e anche per l'università, appunto, ed è il caso di AIRC Campus. È il progetto a cui state partecipando oggi, è un progetto nato nel 2016, in questo momento attivo in 4 università italiane, tra cui ovviamente Ferrara. L'obiettivo è portare i contenuti di AIRC direttamente agli studenti universitari, quindi condividere con voi la nostra esperienza, non solo in laboratorio, in realtà anche in altri ambiti all'interno dei quali operiamo, la comunicazione, la psico-oncologia, il marketing. Quindi cerchiamo un po' di portare la nostra esperienza direttamente nelle aule, nella speranza che diventi parte integrante dell'offerta formativa. Quando è possibile, ovviamente al netto del Covid, riusciamo anche a organizzare degli eventi insieme all'università che sono un po' una vetrina e sono per noi l'occasione di farci conoscere, se non da tutto lo studentato, ma quantomeno da una buona parte.
La forza di ARC sono le persone, come vi dicevo, la raccolta fondi e le donazioni derivano solo da privati, quindi da cittadini che decidono di sostenere la ricerca sul cancro. Tutto ciò avviene con varie modalità, dagli SMS alle iniziative solidali, alle donazioni in memoria, insomma le possibilità di sostenere ARC sono tante. Possiamo contare circa 4.500.000 sostenitori, quindi devo dire siamo fortunati. Tutto questo però è possibile grazie al lavoro dei dipendenti chiaramente, ma soprattutto grazie all'impegno dei volontari. I volontari di ARC sono circa 20.000, quindi sono tanti, sono impegnati in varie iniziative sul territorio, le più famose sono le iniziative di piazza, la più prossima è quella legata alla festa della mamma, la Zalea della Ricerca, che sarà già su Amazon in questo momento, in alcune piazze italiane, alcuni punti di distribuzione la prossima domenica. Sicuramente avrete idea di che cosa sto parlando, anche perché insomma è un'immagine piuttosto diffusa e comune nell'immaginario collettivo. Ci sono i bacchetti fioriti con tante azalee, i volontari che distribuiscono appunto questi prodotti solidali che servono per sostenere la ricerca. Vi dicevo, 20.000 volontari sono tanti, noi siamo sicuramente fortunati rispetto ad altre realtà, ma c'è indubbiamente bisogno di forze nuove, quindi io approfitto di questa lezione per invitarvi a far parte della squadra. Questa slide è un po' riassuntiva, poi magari lascio la presentazione ai vostri docenti, di modo che se vogliate approfondire avete tutto il materiale a disposizione. Vi posso dire che il volontariato di ARC non è particolarmente impegnativo, perché basta anche veramente una giornata all'anno, non serve una preparazione specifica, le iniziative sono diverse, abbiamo un comitato Emilia-Romagna che si dà da fare appunto nella vostra regione per essere il più possibile presente. C'è un indirizzo di riferimento per iscriversi, generazioneARC.it, e una mail di riferimento per domande, questioni e dubbi, volontari@ARC.it. Questo appunto sono i riferimenti del Comitato Emilia Romagna, che è a Bologna. In ultimo una slide in cui, attraverso la quale vi invito a darci il vostro parere, chiaramente sarà possibile compilare questo questionario alla fine della lezione, ci piacerebbe sapere se stiamo andando nella direzione giusta per coinvolgere voi e i vostri coetanei. Poi appunto magari lascio tutto ai docenti, anche nei prossimi giorni se avete voglia di dare un occhio, di darci un contributo, per noi sarà utilissimo. Vi ringrazio e lascio la parola alla dottoressa Cavallo. Allora, tento di condividere lo schermo. Ok, solo un attimo. Scusate se non sono così sveglia. Ok. Sono riuscita a condividere, voi vedete tutto perché io ormai vedo solo più le mie diapositive. Stiamo vedendo. Sì. Ok, perfetto. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno in particolar modo ai ragazzi. Io mi chiamo Federica Cavallo. Grazie. Ti ringrazio, Federica. Grazie a te. Buongiorno ai ragazzi, quindi ti ringrazio. Sì, mi riferivo a te prima di tutto. Scusate. E poi agli studenti. Movimento un e po'. Poi agli studenti. Allora, come vi dicevo, il mio nome è Federica Cavallo. Devo dire, io lavoro presso l'Università degli Studi di Torino nel Dipartimento di Biotecnologia Molecolare e Scienze per la Salute. Vedo qui uno strano oggetto sulle mie diapositive, non so se lo vedete anche voi, ma vedremo. Come vi dicevo, il mio nome... No, io vedo un'altra struttura, non so, vedremo più avanti se ci disturba, tanto non saprei risolvere il problema diversamente. Io mi sono laureata presso questa università, io ho una laurea in biologia, presa un certo numero di anni fa, non confesserò apertamente la mia età, ma vi dirò solo che sono coetanea di ARC, così vi fate, ahimè, un'idea ben chiara. E poi già al tempo della laurea ho cominciato a frequentare il laboratorio di immunologia dei tumori del professor Guido Forni, che insegnava appunto qui a Torino, e praticamente da quel tempo, dai tempi della tesi di laurea, sono sempre rimasta in questo laboratorio. E quando ormai quasi 10 anni fa il professor Forni si è ritirato, io sono rimasta e ora
dirigo praticamente quello che fu il suo laboratorio. Ho un dottorato in immunologia dei tumori, preso sempre qui all'Università di Torino, perché ai tempi in cui ho cominciato a frequentare il laboratorio del professor Forni, era talmente avanzato e in linea con quanto veniva fatto all'estero, aveva moltissime collaborazioni, soprattutto con colleghi negli Stati Uniti, non ho sentito la necessità di dovermi trasferire per periodo all'estero, ma ho potuto comunque, secondo me, lavorare molto bene grazie alle molte collaborazioni che abbiamo avuto e quindi a soggiorni brevi fatti nei laboratori dei colleghi. Sono diventata poi ricercatore universitario associato e attualmente sono professore ordinario di patologia generale e in particolare insegno immunologia alla Scuola di Medicina. Da anni sono sostenuta da AIRC per i lavori di immunologia e immunoterapia dei tumori su modelli preclinici che facciamo presso il mio laboratorio. Spero che questo sia sufficiente come presentazione. Chiedo in particolare a Stefano. Se così è, posso andare avanti. Mi date un feedback? Sì, perfetto, Federica, grazie. Ok, scusate, ma ogni tanto ho bisogno di sentire di non essere qui da sola a parlare con me stessa. Ha ragione, non riuscivo a attivare il microfono, adesso ci sono. Ecco. Ok, quindi veniamo all'argomento che vi è stato affidato oggi, cioè potenziare il sistema immunitario contro i tumori utilizzando i cosiddetti vaccini anticancro. Per descrivervi cosa sono i vaccini anticancro, non posso fare a meno di partire dalla definizione di vaccino. Come immagino voi ben sappiate, avete già probabilmente studiato in modo approfondito in altri corsi, si tratta di prodotti biologici che sono utilizzati in modo assolutamente tranquillo, senza causare problemi per la salute, per indurre una risposta immunitaria che dia protezione rispetto a delle infezioni o meglio alle malattie indotte da queste infezioni a seguito di un'esposizione successiva alla vaccinazione rispetto ad un patogeno. E proprio i termini di protezione poi esposizione successiva al patogeno sono termini che ho voluto evidenziare perché vi ritorneremo nel corso della presentazione. Un vaccino normalmente deve contenere un cosiddetto antigene che può essere rappresentato dal patogeno stesso oppure può essere una parte di questo patogeno e per lo più una parte prodotta in modo sintetico in laboratorio. Anche qui ho evidenziato la parola antigeni perché sarà ricorrente ovviamente nella nostra presentazione. Spesso insieme agli antigeni vengono forniti degli adiuvanti che sono delle sostanze che hanno la capacità di indurre, di amplificare la risposta immunitaria e quindi stimolano l'immunogenicità degli antigeni contenuti all'interno del vaccino. E in particolare i vaccini in generale sono una forma di intervento sul sistema immunitario detti attivi e specifici, nel senso che a differenza di altri interventi in cui vengono forniti ad esempio anticorpi monoclonali o cellule con capacità immunitaria, in questo caso il vaccino ha la funzione di andare a attivare la risposta immunitaria dell'ospite in cui il vaccino appunto viene praticato. Immagino che voi sappiate altrettanto bene, oltre che la definizione di vaccino, anche come un vaccino sia in grado di generare una risposta immunitaria nell'ospite e in particolare quello cui si mira è l'induzione di una risposta immunitaria di tipo adattativo, quindi con il coinvolgimento dei linfociti T, sia CD4 che CD8 e di una risposta B, perché soprattutto nel caso delle malattie infettive si punta molto alla produzione di anticorpi e al fatto che questi anticorpi vengano prodotti per un lungo periodo
dalle plasmacellule lungo sopravviventi e possano garantire la protezione nei confronti della malattia. Vedremo che nel caso della risposta antitumorale un grossissimo rilievo viene invece dato alla risposta T di tipo CD8, perché come ricorderete i linfociti CD8 sono cellule citotossiche e quindi che hanno la capacità di uccidere, nel caso dell'infettivologia, le cellule infettate virus, nel caso dei tumori, appunto, le cellule neoplastiche. I vaccini sono uno strumento estremamente potente per promuovere la salute sia individuale che pubblica e sono così potenti da essere al secondo posto rispetto agli interventi più importanti fatti nell'uomo per garantire la propria salute, in quanto solo la fornitura di acqua potabile è stata più efficace nel limitare la diffusione delle patologie rispetto ai vaccini. Persino gli antibiotici sono un gradino al di sotto dei vaccini, quindi sicuramente uno strumento di importanza enorme, tant'è che grazie alla vaccinazione alcune patologie infettive sono state totalmente eradicate. Certamente saprete del vaiolo, ma anche una zoonosi molto importante che è la Rinderpest, che aveva delle ripercussioni enormi anche sulle popolazioni umane causando carestie, è stata eradicata. Quindi in generale i vaccini sono estremamente utili per garantire la salute pubblica e possono bersagliare patologie di tipo diverso, soprattutto indotte da batteri e da virus. E qui avete uno schema dei principali approcci che vengono utilizzati nella vaccinazione contro le malattie infettive e si va dall'utilizzo dell'agente patogeno vivo attenuato fino all'utilizzo di soli componenti o molto di recente all'utilizzo di vaccini basati su vettori virali o semplicemente basati sull'utilizzo di acidi nucleici. Certamente saprete che dei 4 vaccini contro la SARS-CoV-2, 2 sono appunto a vettori virali e altri 2 utilizzano l'RNA messaggero. Il grandissimo successo dei vaccini è dovuto al fatto che gli antigeni che si vanno a bersagliare sono delle molecole non self e quindi che vengono facilmente riconosciute dal sistema immunitario, perché certamente ricorderete che il nostro organismo è attrezzato con una serie di meccanismi che garantiscono la tolleranza verso se stesso e quindi che educano il sistema immunitario affinché riconosca le nostre molecole proprio come elementi self e quindi non reagisca, almeno in condizioni normali, nei confronti di queste. E quindi, per invece le proteine che non fanno parte del self, l'induzione, o in generale gli antigeni, scusate, che non fanno parte del self, l'induzione di una risposta immunitaria è abbastanza semplice. Grazie all'enorme successo dei vaccini ci si è ovviamente chiesti da anni, da decenni, vorrei quasi dire dal più di un secolo, se fosse possibile sfruttare i vaccini anche nei confronti dei tumori. Quali sono stati i problemi per l'applicazione di questo concetto della vaccinazione dei tumori? Prima di tutto il fatto che i tumori sono molto più simili alle nostre cellule normali di quanto non lo siano batteri e virus, ovviamente. E quindi sarà necessario rompere la tolleranza perché siano riconosciuti e oltretutto ciascun tumore è differente, anche all'interno dello stesso tipo di tumore, dello stesso istotipo, abbiamo tumori di tipo differente, per non voler poi parlare dell'eterogeneità intrinseca dei tumori e quindi che sia all'interno di uno stesso tumore. Di conseguenza non esistono dei target di vaccinazione universali, ma ciascun tumore gruppi di tumore possono avere determinati tipi di antigene. Come nel caso della vaccinazione contro le malattie infettive, anche nel caso dei tumori sono state sperimentate delle strategie di vaccinazioni che potremmo definire come le più disparate, e si è andato dall'utilizzo di vaccini basati
su cellule e quindi direttamente sulle cellule tumorali inattivate in vario modo, oppure sulle cellule dendritiche, le cellule più importanti in grado di presentare gli antigeni e i linfociti T e quindi di indurre l'attivazione della risposta adattativa nei confronti degli antigeni, e allora queste cellule dendritiche possono essere state, si dice, pulsate, cioè esposte agli antigeni derivati dalle cellule tumorali lisate, oppure a singole proteine, peptidi, RNA o DNA derivati dalle cellule tumorali, così che le cellule dendritiche fossero in grado di catturare gli antigeni del tumore o di produrre gli antigeni dei tumori e processarli in modo da poterli esprimere sulle molecole del sistema maggiore di istocompatibilità, che certamente ricorderete sono preposte a segnalare la presenza degli antigeni, a dialogare in pratica con i linfociti T. E le molecole di classe prima servono per dialogare con i TCD8, quelle di classe seconda con i CD4. Altri tipi di vaccini hanno visto l'utilizzo direttamente di proteine o di peptidi senza che venissero presentati direttamente dalle cellule dendritiche, quindi che si fosse creato un vaccino a cellule dendritiche in vitro, bensì vengono direttamente somministrate al paziente queste proteine o peptidi, o sono stati utilizzati dei vaccini cosiddetti gene-based, e quindi o utilizzando direttamente l'RNA, come è stato fatto di recente con i vaccini contro la SARS-CoV-2, o il DNA, oppure gli acidi nucleici sono stati veicolati da vettori microbici, sia di tipo batterico che di tipo virale. Quindi possiamo distinguere in pratica questi vari approcci, per semplificare un po', possiamo distinguerli fra vaccini cosiddetti autologhi, perché utilizzano direttamente delle cellule e quindi verranno considerate, soprattutto nel caso delle cellule dendritiche, il fatto che sia rispettato il sistema maggiore di istocompatibilità della cellula dendritica utilizzata con quella del paziente. Questo è meno stringente quando si usano le cellule tumorali, perché a volte si sono usate anche cellule allogeniche. E comunque qui l'identificazione del MHC, quindi del sistema maggiore di istocompatibilità, o se preferite l'HLA del paziente, è estremamente importante. E poi ci sono tutta una serie di altri vaccini che abbiamo brevemente menzionato, che sono antigeni specifici ma che prescindono dal conoscere in anticipo quale sia l'HLA del paziente. Almeno un'eccezione potrebbero essere alcuni peptidi sintetici, soprattutto se piuttosto corti, perché in questo caso bisognerà avere un ragionevole grado di certezza che possano essere alloggiati nelle tasche del sistema maggiore di istocompatibilità e quindi opportunamente presentate ai linfociti T. La possibilità di fare tutti questi diversi tipi di vaccini contro i tumori con queste varie strategie deriva dal fatto che nei decenni si è chiarito in modo incontrovertibile che le cellule tumorali, nonostante siano originate da cellule self, quindi all'interno del nostro organismo e siano parte del self appunto, comunque esprimono delle entità, degli antigeni, che possono essere opportunamente riconosciute dal sistema immunitario. E sempre per volere in certo modo sintetizzare, possiamo dire che questi antigeni fanno parte di due famiglie principali, cioè gli antigeni cosiddetti tumori associati e quelli cosiddetti tumori specifici. Gli antigeni tumori associati hanno la caratteristica di essere delle di solito proteine native, quindi totalmente self, non ulteriormente modificate, almeno per la sequenza proteica, e per le quali quindi ci sarà un buon livello di tolleranza, e non solo si tratta di antigeni che non sono unici del tumore, ma che possono essere presenti in certa misura all'interno dell'organismo anche sulle cellule sane, ma la caratteristica è che il tumore le esprime in una maniera aberrante. E questo modo aberrante di essere espresse può essere sia perché sono antigeni che vengono normalmente espressi
i momenti precoci dello sviluppo dell'organismo e che poi vengono normalmente, la cui espressione viene normalmente repressa. In questo caso si può riacquistare l'espressione nella cellula tumorale. Possono essere degli antigeni tipici del tessuto in cui il tumore insorge, quindi antigeni del differenziamento, oppure possono essere antigeni di solito poco espressi dalle cellule normali e che per mutazioni che hanno cambiato la capacità di esprimere queste proteine da parte delle cellule tumorali, si avrà un'overespressione di questi antigeni o la loro espressione in distretti cellulari che non sono quelli in cui normalmente vengono espressi nelle cellule non trasformate. Il vantaggio degli antigeni tumori associati è che di solito si trova la loro espressione su diversi tumori e diversi istotipi tumorali e quindi offrono un po' il vantaggio di poter creare un vaccino con un'applicabilità ampia in diversi pazienti con diverse patologie neoplastiche. Gli antigeni tumori specifici invece sono il desiderio dell'immunologo, cioè il vero bersaglio di una targeted therapy, perché sono unici delle cellule tumorali e non sono presenti su alcuna cellula normale del nostro organismo, perché sono o estranei, perché derivano da virus oncogeni che si sono insidiati all'interno delle cellule e poi ne hanno spinto la trasformazione, oppure derivano da mutazioni geniche. E quindi il risultato sarà la produzione di una proteina che prima all'interno dell'organismo non esisteva. E in questo caso possiamo, questi prodotti di mutazioni vengono anche detti neoantigeni, e possiamo distinguere in questo caso fra neoantigeni privati o condivisi, nel senso privati unici di un determinato tumore o di un clone cellulare all'interno di un determinato tumore, o condivisi, questo nel caso di mutazioni che possono essere frequenti in diversi istotipi tumorali. Come vi dicevo, questi due tipi di antigeni, quelli tumori associati e quelli tumori specifici, hanno delle differenze che vanno, ad esempio, dalla specificità per i tumori, che abbiamo detto nel caso degli antigeni tumori associati può essere variabile. Ci sono alcuni di questi antigeni, come i cosiddetti cancer testis antigens, la cui specificità per il tumore è estremamente buona. E poi abbiamo gli antigeni tumori specifici, dove la specificità è ideale perché sono espressi esclusivamente a quel livello. E poi abbiamo delle differenze rispetto alla tolleranza, che abbiamo detto che può essere molto alta nel caso dei tumori associati o bassa per quegli antigeni tumori associati che non sono espressi in vari distretti dell'organismo, ma solo in quei distretti, e ancora l'esempio è quello dei cancer testis antigen, che sono cosiddetti immunologicamente protetti, perché difficilmente accessibili al sistema immunitario, quindi verso i quali la tolleranza non è indotta in modo così forte come rispetto ad altri antigeni self. Nel caso degli antigeni tumore specifici sono nuove produzioni del tumore, quindi la tolleranza centrale non è prevista, almeno per quelle porzioni che corrispondono alla mutazione, e ancora differenze le abbiamo rispetto alla prevalenza in diversi pazienti, che è molto alta per i tumori associati e può essere alta per tutti i tumori determinati da un particolare virus o per quei tumori che portano gli stessi neoantigeni condivisi. Pensiamo ad esempio alle mutazioni di KRAS o alle mutazioni di P53 e così via. E poi ci sono invece gli antigeni privati, la cui prevalenza nei pazienti è estremamente bassa, perché spesso sono antigeni espressi da il tumore di un singolo paziente. Comunque sia, tutti questi diversi tipi di antigeni, attraverso meccanismi diversi, chiaramente spiegabili con il concetto di espressione da parte delle cellule presentanti l'antigene attraverso le molecole del sistema di immunocompatibilità, possono attivare
una risposta immunitaria. Ed è dimostrato che il sistema immunitario spontaneamente, senza il bisogno di una vaccinazione, può riconoscere questi antigeni. E si è anche visto che questa risposta spontanea ai tumori spesso è associata con una migliore sopravvivenza dei pazienti, quindi un decorso più lento della malattia neoplastica. E qui vi riporto un riferimento a alcuni articoli, in particolare sul breast cancer, che è il maggiore ambito di ricerca in cui io sono coinvolta. Quindi a giustificare l'idea di fare dei vaccini antitumore c'è prima di tutto il fatto che, come abbiamo detto, i tumori sono antigenici e che sono riconosciuti spontaneamente dal sistema immunitario, quindi è possibile immaginare la creazione di vaccini. Queste stesse caratteristiche però fanno nascere alcune domande. La prima di queste è quali possano essere le conseguenze di questa risposta spontanea del sistema immunitario nei confronti degli antigeni tumorali. E queste considerazioni secondo me sono importanti per poi consentirvi di comprendere i diversi stati di applicazione dei vaccini allo stato attuale. Quindi perdonatemi se forse vi faccio ripercorrere delle considerazioni che avete già fatto in passato in altri corsi e in altre lezioni. Ad aiutarci a rispondere a questa domanda, quali siano le conseguenze della risposta spontanea del sistema immunitario nei confronti del tumore, ci sono tutta una serie di lavori molto belli, fatti a livello sperimentale, soprattutto come vedete dall'immagine in modelli preclinici murini, da un gruppo che è stato estremamente attivo dalla fine degli anni 80, inizio anni 90, fino ai giorni nostri, e che ha avuto un boom di scoperte, di input in questo campo agli inizi degli anni 2000, che è il gruppo di Robert Schreiber, degli Stati Uniti, di Bob Schreiber. E qui avete uno schema che spero vi aiuti a comprendere appunto la risposta che stiamo per dare alla domanda che ci siamo posti. In questo esperimento il gruppo di Bob Schreiber ha prelevato dei tumori che si sono originati in appunto animali da esperimento, alcuni di questi immunocompetenti, quindi con un sistema immunitario funzionale, e altri invece che avevano degli alti livelli di immunodeficienza, quindi in cui il sistema immunitario, in particolare il sistema immunitario adattativo, era estremamente compromesso e quindi non funzionale, non efficace. In tutti questi animali è stato prelevato il tumore, è stato messo in vitro, come si dice, quindi è stato generata una linea cellulare, e poi quello che hanno fatto questi ricercatori è stato di andare a reinoculare queste linee tumorali in animali, queste volte tutti cosiddetti wild type, quindi in pratica immunocompetenti, e si è andato a osservare quale fosse l'incidenza dei tumori. Come vedete, quando il tumore si era originato in un animale immunocompetente, trapiantato in altri animali immunocompetenti, dava tumore nel 100% dei soggetti in cui veniva inoculato. E come vedete, la velocità di crescita, questo è un grafico che misura nel tempo la dimensione del tumore, era molto veloce. Vedete come siano vicini assolutamente alla diagonale, praticamente, le curve di crescita di questi tumori. Cosa è successo quando invece le linee tumorali sono state generate da tumori insorti da animali immunodeficienti? Si sono osservate nel 50% delle linee ottenute da questi tumori un fenotipo, nel 50% un altro fenotipo, cioè quelle del primo fenotipo si comportavano in modo sovrapponibile a quello che abbiamo appena descritto per i tumori, le linee tumorali derivate dai tumori insorti in animali immunocompetenti. E come vedete, praticamente anche la velocità di crescita di questi tumori era molto simile, forse un po' minore, ma molto simile a quella già descritta. In altri casi, invece, le linee tumorali non erano in grado di dare un tumore, ma badate bene, non erano rigettate immediatamente, quindi non è che avessero un problema loro nella loro capacità di attecchire, bensì inizialmente davano, come vedete dal grafico, un tumore che poi veniva rigettato. E qual è stata la conclusione di questi studi?
da parte del gruppo di, di Rob Schreiber, è stato che evidentemente il sistema immunitario è in grado di modificare l'immunogenicità, quindi di fare un editing dell'immunogenicità dei tumori che insorgono nell'organismo. Cioè negli animali immunocompetenti, in pratica la risposta spontanea del sistema immunitario elimina quelle cellule all'interno del tumore che hanno l'espressione di antigeni ben riconosciuti. E quindi il tumore che alla fine diventa evidente, clinicamente evidente nell'animale, è un tumore che non può più essere opportunamente riconosciuto dal sistema immunitario. Anche nel caso degli animali immunodeficienti possono insorgere dei tumori di per sé che non hanno una buona antigenicità e questi quindi poi trapiantati cresceranno senza modifiche. Ma molti altri che non sono stati, la cui antigenicità non è andata incontro a editing in un animale immunodeficiente, sono stati poi rigettati dall'animale in cui il sistema immunitario funzionava, perché gli antigeni a questo punto sono stati riconosciuti e le cellule tumorali eliminate. E quindi, vedete, hanno definito questi due fenotipi come tumori in grado di progredire che non avevano fatto l'editing, oppure tumori incapaci di progredire, bensì che regrediscono, sempre che non sono andati incontro ai tumori. Tutti questi studi, questo era solo un esempio, ma ce n'erano in realtà moltissimi, fatti con tumori di origine virale, tumori indotti chimicamente o tumori anche spontanei, hanno portato a formulare la cosiddetta teoria dell'immunoediting, che si basa sull'esistenza di tre fenomeni e quindi delle cosiddette tre E, perché questi tre fenomeni, definiti eliminazione, equilibrio e evasione, appunto hanno il nome che comincia con la E. E quindi in questa teoria dell'immunoediting quello che si prevede è che quando si ha una trasformazione neoplastica si possa avere la comparsa di cellule che esprimono degli antigeni. Questi antigeni possono essere riconosciuti dal sistema immunitario, oppure le cellule tumorali stesse, per meccanismi intrinsechi al tumore, possono di per sé tornare indietro e revertire a un fenomeno, a un fenotipo normale, oppure se antigeniche possono essere riconosciute dal sistema immunitario, nel migliore dei casi possono essere eliminati e si stima sulla base della versione precedente della teoria dell'immunoediting, che era la teoria dell'immunosorveglianza, che con la percentuale di mutazioni che noi abbiamo all'interno del nostro organismo, praticamente il nostro sistema immunitario, ogni giorno provvede all'eliminazione di una potenziale cellula neoplastica. E allora questa è la situazione migliore in cui si ha il riconoscimento e tutte le cellule effettivamente trasformate con un diverso grado di malignità possono essere eliminate per tornare a un tessuto normale. Oppure, e questa è una situazione intermedia, si può formare uno stato di equilibrio in cui la capacità del sistema immunitario di eliminare le cellule trasformate è in equilibrio con la capacità del tumore di andare incontro all'editing e quindi creare sempre nuovi cloni. E questo periodo di dormienza del tumore può durare in realtà per un tempo molto lungo, per alcuni soggetti può durare addirittura per l'intera vita e nei casi più sfortunati, che sono poi quelli che diventano clinicamente evidenti, allora si ha il cosiddetto escape, cioè le cellule tumorali sfuggono al controllo del sistema immunitario e in parte perdono gli antigeni che possono essere riconosciuti dal sistema immunitario o downregolano quelle molecole, quelle del sistema maggiore di istocompatibilità, che ne consentirebbero il riconoscimento sulla cellula tumorale, esprimono e producono tutta una serie di fattori che contribuiscono oltretutto a promuovere la crescita del tumore e bloccare la risposta delle cellule immunitarie. Questo concetto dell'immunoediting ovviamente non è limitato ai modelli preclinici, quindi ai modelli murini di cui abbiamo parlato finora, ma avviene anche nei pazienti. E qui di nuovo avete un riferimento a quanto avviene in pazienti con tumore al seno, in cui è stato determinato appunto che i tre processi di eliminazione, equilibrio ed escape possono avvenire.
E normalmente si può avere, a seconda del livello in cui osserviamo il tumore, si può avere una maggiore o minore infiltrazione di cellule del sistema immunitario all'interno del tumore e si può identificare una chiara correlazione fra uno stadio con maggiore infiltrazione, quindi più prossimo all'equilibrio o in un momento precoce di escape, un migliore risultato clinico nel paziente, quindi una progressione più lenta rispetto a chi invece ha un escape ormai evidente o che ha sviluppato un tumore che non era antigenico fino dal principio. Quindi questo è un concetto che è vero anche nel paziente. La conseguenza più evidente di questa, della dimostrazione di questa teoria, è che un tumore che diventa clinicamente evidente ha le caratteristiche dal punto di vista immunitario che gli consentono di crescere, non dico indisturbato, ma abbastanza bene in un microambiente con un'infiammazione cronica, che sono in grado di sfuggire dal riconoscimento del sistema immunitario perché manca o non è visibile l'espressione degli antigeni, hanno anche la capacità di bloccare la risposta immunitaria. Ma ci tengo a sottolineare, a ricordarvi che non sono questi meccanismi che il tumore si inventa, bensì sono i meccanismi tipici che il nostro organismo utilizza per mantenere la tolleranza e evitare le malattie autoimmuni, che semplicemente il tumore è riuscito a cooptare e utilizzare a proprio vantaggio. Quindi la risposta alla nostra domanda è che in effetti questa risposta immunitaria spontanea che il sistema immunitario ha nei confronti dei tumori è in grado di modificare la loro antigenicità e di spingere il tumore a acquisire la capacità di sopprimere la risposta immunitaria e di sfuggire al riconoscimento di questa. Di qui un'altra domanda importante: è possibile avere un vaccino che in questo contesto di un tumore clinicamente evidente sia in grado di avere un effetto, cioè di stimolare ulteriormente il sistema immunitario perché riaccenda la propria capacità di riconoscere il tumore? La risposta la trovate in realtà in questo grafico, un grafico che ho cercato di semplificare, in cui praticamente si dà un'indicazione di quale possa essere l'efficacia dei meccanismi immunitari indotti da un vaccino antitumore nei diversi stadi della progressione di un tumore. Ovviamente quando abbiamo solo un rischio di sviluppare il tumore, quindi siamo esposti a dei fattori di rischio per le malattie neoplastiche, ma il tumore non c'è, abbiamo un'alta probabilità di sviluppare una buona risposta immunitaria verso antigeni tumorali. E questo è ovviamente il contesto della prevenzione primaria. Quella che abbiamo descritto viene normalmente fatta con i vaccini contro le malattie infettive. La situazione va poi a cambiare quando invece abbiamo già delle lesioni iniziali, anche se precancerose, in cui i meccanismi di soppressione del sistema immunitario cominciano a venire attivati dal tumore, e allora nei primi stadi la possibilità di indurre una buona risposta è ancora alta. Successivamente, nonostante ci si trovi ancora a livello di lesioni preneoplastiche, ma più avanzate, seppur ancora multifocali, la possibilità di indurre la risposta c'è ancora, ma di solito è limitata nel tempo, quindi l'induzione di una buona memoria è in gran parte compromessa, e come vedete le popolazioni immunosoppressorie nel microambiente tumorale tendono a crescere. E qui abbiamo, ahimè, la risposta alla domanda, l'ultima domanda che ci siamo posti: la possibilità di utilizzare un vaccino in terapia, cioè su un paziente in cui il tumore è presente, è invasivo e quindi la malattia è estremamente avanzata, è pressoché nulla. Ma noi possiamo cercare di rimuovere il tumore, di arrivare alla cosiddetta malattia residua minima e fare un altro tipo di terapia, che è detta terapia adiuvante, in cui, non essendoci il tumore, anche i meccanismi di immunosoppressione mano a mano vanno riducendosi, e quindi in questo contesto possiamo indurre una risposta immunitaria.
E quindi ora io cercherò di descrivervi attraverso queste fasi quali sono gli approcci che sono stati utilizzati, perché possono essere più o meno promettenti, andando a citarvi là dove ci siano quali sono i vaccini che sono stati approvati e quali sono i principali tipi di vaccini che sono in via di studio. Cominciamo quindi con la prevenzione primaria, la situazione più facile. È in effetti possibile fare prevenzione primaria nei confronti dei tumori se sono noti gli antigeni che un tumore determinato da un determinato fattore di rischio può poi venire a indurre. Ed è ovviamente molto facile nel caso dei tumori indotti da virus. E in effetti sono approvati, hanno funzione in questo contesto, quindi prevenzione primaria dello sviluppo dei tumori, i vaccini contro il virus dell'epatite B e quelli contro il virus del papilloma umano. Come vi dicevo, nel caso ad esempio del virus dell'epatite, che può essere la causa di epatomi, quindi tumori del fegato, abbiamo diversi vaccini che sono stati approvati sia dall'ente americano che da quello europeo. Tutti contengono la proteina ricombinante della superficie del virus, quindi di hepatitis B surface antigen, che viene prodotto in cellule di lievito. E queste formulazioni sono disponibili sia come singolo antigene, quindi che contengono solo questo antigene del virus dell'epatite B, oppure in combinazione con altri antigeni di altre che possono causare altre malattie infettive. Il più recente nella famiglia di questi vaccini, che è stato approvato dall'FDA, quindi negli Stati Uniti nel 2017 e soltanto pochi mesi fa dall'EMA, è stato approvato per l'utilizzo negli adulti e è in grado di prevenire l'infezione dell'epatite B e si ritiene anche dell'epatite D, quindi dovuta al virus di tipo Delta, perché si è dimostrato che questa seconda infezione avviene soltanto nei pazienti già infettati dal virus dell'epatite B e quindi certamente bloccando il primo tipo di infezione potrebbe partecipare al blocco anche della seconda. E poi ovviamente è utile nel prevenire lo sviluppo dei tumori del fegato che sono dovuti all'infezione da HIV. Come vi dicevo, contiene appunto l'hepatitis B surface antigen. In questo caso la novità di questo vaccino è che contiene un adiuvante che sono delle CpG, quindi delle sequenze particolari di DNA che ricordano il DNA microbico e quindi hanno la funzione di attivare prima di tutto la risposta immunitaria specifica, le cellule presentanti l'antigene, quindi le cellule dendritiche, e poi di qui attivare la risposta di tipo adattativo nei confronti, questa volta, dell'antigene contenuto nel vaccino. L'approvazione è stata dovuta al fatto che rispetto a altri vaccini già esistenti si è avuta una in trials clinici, una protezione maggiore, un maggiore livello di anticorpi indotti e uno sviluppo anticipato rispetto agli altri vaccini, tant'è che due sole dosi di questo vaccino si ritengono sufficienti per dare uno stato di protezione. L'altro tipo di vaccini contro tumori che possono essere indotti da virus sono quelli contro lo human papilloma virus e sia dall'FDA che dall'IMA ne sono stati approvati tre, che sono il Cervarix, il Gardasil e una versione più moderna del Gardasil, detta Gardasil 9. Possono prevenire l'infezione da alcuni tipi, quelli di HPV, quelli per cui contengono gli antigeni, e quindi possono anche prevenire lo sviluppo dei tumori indotti da queste infezioni. A lungo si è parlato dei tumori dell'apparato genitale femminile, quindi inizialmente la somministrazione di questo vaccino anche qui in Italia è stata garantita per le giovani donne, quindi per le ragazze praticamente, ma
tenete conto che moltissimi virus indotti da questo, scusate, moltissimi tumori indotti da questo virus riguardano anche i maschi, perché possiamo avere dei tumori del, ad esempio del pene, altri tipi di infezioni del genitali anche maschili, e come conseguenza di sesso orale sono anche responsabili di un'altissima percentuale dei tumori head and neck, quindi della testa. Testa-collo, e quindi essere immuni nei confronti di questi ceppi di HPV è estremamente importante per prevenire l'insorgenza di diversi tipi di tumore. La caratteristica comune di questi vaccini è che contengono la major capsid protein dell'HPV, quindi la proteina chiamata L1, che ha una caratteristica particolare, che è quella di autoassemblare creando degli oligomeri che formano poi delle strutture che sono molto simili al praticamente al alla struttura esterna del virus, in cui manca la seconda componente del capside, ma come vedete una struttura molto simile, quindi vengono visti dal sistema immunitario in un modo piuttosto simile per la loro capacità di formare queste virus-like particle. Quali sono le differenze fra i tre vaccini? Il Cervarix è bivalente, quindi funziona contro l'HPV di tipo 16 e 18, ed è approvato almeno qui in Europa per le donne e le ragazze. Il Gardasil, sia quello quadrivalente che quello non avalente, sono approvati invece sia per il sesso maschile che per quello femminile, e ovviamente danno un vantaggio, sono approvati per il sesso maschile perché contengono antigeni, quindi le proteine L1 anche di quei sierotipi che sono più rappresentate nel problemi che possono insorgere anche a livello dell'apparato genitale di tipo maschile. Quindi in pratica la prevenzione primaria, almeno allo stato attuale, nei confronti dei tumori con la vaccinazione si fa nei confronti di questi tumori indotti da virus, perché si utilizzano degli antigeni di tipo oncovirale. Nelle altri tipi di prevenzione, quindi prevenzione secondaria oppure terapia adiuvante, la gran parte degli studi sono stati fatti testando degli antigeni tumore associati, mentre, come ricorderete, gli antigeni oncovirali sono degli antigeni tumore specifici. Ovviamente in questo contesto abbiamo avuto tutti quei fenomeni che brevemente abbiamo descritto in precedenza, e in particolare i problemi principali sono combattere la tolleranza, e poiché si ha di solito una forte tolleranza centrale, si ha solo la possibilità di indurre delle risposte T a un'affinità piuttosto bassa, che da un lato hanno il vantaggio di non andare a colpire le cellule normali che esprimono meno questi antigeni self, che li esprimono a bassa densità, ma dall'altro lato possono risultare in parte meno efficaci sulle cellule tumorali, anche se ne esprimono una buona quantità. In questo caso, ovviamente l'assetto più promettente in cui applicare questo tipo di vaccini è la prevenzione secondaria. E in effetti, all'interno della prevenzione secondaria, quindi a livello di lesioni preneoplastiche, possiamo distinguere, come abbiamo fatto brevemente un attimo fa, due stadi, quello più precoce e quello più avanzato. E per andare un po' più nel dettaglio, quello che fa la differenza fra questi due stadi e poi un tumore clinicamente evidente sono la componente dell'eventuale infiltrato, che come vedete all'inizio è più a favore di una risposta immunitaria attiva in corso, e nei momenti successivi invece più a favore di una risposta di tipo immunosoppressivo, perché ci sono una serie di cellule. Qui sono anche presenti delle cellule T regolatorie, che scusate non sono presenti nella leggenda, ma sono poi presenti nel disegno, e anche i macrofagi tumore associati, le cellule mieloidi soppressorie, che appunto bloccano la risposta delle cellule T. E poi, come vedete, anche il contesto citochimico è molto diverso, dove all'inizio l'interferone che favorisce la risposta delle cellule T è predominante, e negli stadi successivi invece è in bilancio, è svantaggiato rispetto alla produzione di altre citochine e sostanze che hanno capacità immunosoppressoria. L'idea quindi qual è? Che se noi
possiamo identificare una lesione preneoplastica precoce e possiamo somministrare un vaccino, allora possiamo spingere possiamo spingere un maggiore processo di editing, favorendo la condizione di equilibrio o addirittura favorendo la condizione di eliminazione, evitando invece l'escape del tumore, quindi la comparsa di una malattia sintomatica. Questa della prevenzione secondaria dei tumori con i vaccini è un'opzione certamente che sarà applicata nel futuro, nel senso che non abbiamo nulla di approvato attualmente, ma abbiamo tantissimi trials clinici che testano gli antigeni più disparati con le più disparate formulazioni e sono alcune già in trials di fase 3 e quindi si spera di avere in un tempo ragionevole delle approvazioni. Perché è così fattibile già attualmente questo approccio? Innanzitutto perché gli antigeni tumori associati sono spesso già presenti proprio nelle lesioni premaligne e quindi possono essere riconosciuti e, come abbiamo visto, si può indurre una buona risposta verso di questi. Completa di memoria, ma non solo. Questo tipo di pazienti che ha lesioni neoplastiche non è ancora stato sottoposto, ad esempio, a trattamenti chemioterapici e quindi i trials in questo senso possono ottenere dei dati che non hanno fattori confondenti e quindi per questo questa positività, questa aspettativa nei confronti di questi trials. Ci sono poi dei diversi setting di malattia preneoplastica in cui questi vaccini possono essere testati, oltretutto in tempi relativamente brevi, perché si sa il tempo che trascorre da quando una lesione preneoplastica di un determinato tipo è identificata e quando questa diventa una malattia neoplastica evidente. Come vi ho detto, nulla è stato approvato, ma abbiamo moltissimi esempi sperimentali. Per citare quelli forse più avanzati, ovviamente ci sono sempre vaccini contro l'HPV, ma in questo caso contro altre proteine del virus, non quelle capsidiche, in particolare la E6 e la 7, quindi questi due antigeni, che tra gli ascinici dimostrano avere un'efficacia verso i cosiddetti CIN, quindi le lesioni della cervice uterina intraepiteliari, quindi ancora in uno stadio non avanzato, determinate da HPV di tipo 16-18. Poi c'è un vaccino sempre peptidico molto avanzato, in questo caso un peptide di circa 100 aminoacidi, quindi che può essere presentato su molecole del sistema maggiore di compatibilità sia di tipo primo che di tipo secondo, che viene sperimentato negli Stati Uniti contro gli adenomi del colon, quindi per evitare i colon carcinoma. E c'è un altro vaccino sempre peptidico, in questo caso è un vaccino molto più corto che punta all'attivazione di una risposta di tipo CD8, citotossica contro la molecola R2, in questo caso in lesioni ancora preneoplastiche di tumore al seno. E poi, come vi dicevo, facendo un breve search sulla banca dati dell'NIH, è possibile identificare un numero elevatissimo di questi trials clinici. Quindi, come abbiamo detto, questi sono prevenzione secondaria principalmente di lesioni preneoplastiche iniziali. Vediamo ora qual è l'altra grande possibilità sfruttata al momento, cioè vaccini questa volta detti terapeutici, anche se in terapia adiuvante. In questo caso abbiamo in effetti un vaccino che è stato approvato, anche se come vedremo è stato approvato solo dall'FDA e la richiesta di approvazione qui in Europa è stata poi ritirata. Questa opzione della terapia adiuvante con vaccini antitumorale è l'opzione presente proprio perché abbiamo qualcosa già di approvato e molti vaccini antitumorali stanno emergendo in questo momento e sono anch'essi in trials clinici molto avanzati di fase 2 e di fase 3. E come vi dicevo, un farmaco è stato approvato. Detto Sipuleucel T o Provenge, che viene utilizzato per il trattamento di pazienti affetti da tumore prostatico asintomatico, minimamente sintomatico, quindi a seguito di tutte le altre terapie per raggiungere inizialmente uno stato di malattia residua minima, che tuttavia si dimostrano resistenti alla castrazione.
Come vi dicevo, l'autorizzazione qui in Europa non è mai stata ottenuta e questo tipo di vaccino si tratta di è formulato come in pratica cellule presentanti l'antigeno ottenute dal sangue periferico del paziente stesso, pulsate con un antigene che è coperto da brevetto e tipico unico di questo vaccino, che combina una molecola espressa dal tumore prostatico, che è la prostatic acidic phosphatase, e una citochina, che è il gram-nocin macrophage colony stimulating factor. Quindi si tratta di un vaccino a cellule dendritiche, che implica che vengano presi i linfociti del sangue periferico del paziente, vengano rielaborati in vitro e poi vengano reinfusi. E qui avete alcuni dati dei principali trials clinici di fase 3 che sono stati utilizzati per ottenere l'approvazione da parte dell'FDA. E di qui potete subito evidenziare quelli che sono stati due grossi limiti all'applicazione di questo vaccino su larga scala e alla sua approvazione dall'EMA. Prima di tutto si tratta di un vaccino piuttosto complesso, che richiede, come vedete, un certo tempo di produzione, che va dal fare la leucaferesi, quindi ottenere le cellule mononucleate del sangue periferico del paziente, poi queste devono essere trasferite il più velocemente possibile in determinate condizioni nella sede della ditta che è in grado di generare il vaccino, dove queste cellule verranno trattate per in parte indurre la maturazione delle cellule dendritiche in esse contenute, espandere le cellule dendritiche, ingegnerizzarle in modo che esprimano queste sia l'antigene del tumore prostatico sia la citochina, vengano ottenuto il numero di cellule necessarie per fare gli inoculi del vaccino e questi vengano rimandati là dove si trova il paziente e venga fatta l'infusione. Una stima di qualche anno fa era che potesse costare ciascun vaccino fino a oltre $70,000 e quindi sicuramente troppo costoso perché il sistema sanitario nazionale se ne potesse fare carico. L'altro grosso limite lo vedete dai risultati dei trials di fase 3, cioè un modesto beneficio terapeutico. Se voi guardate l'overall survival, indicato qui e poi riportato qui in grafico, abbiamo circa 4 mesi di vantaggio rispetto al placebo o al trattamento con solo GM-CSF. Quindi, ovviamente, se dovessimo chiedersi ciascuno di noi se vogliamo vivere 4 mesi di più, immagino la risposta, ma dal punto di vista dello statista, ovviamente questo non può giustificare una spesa così elevata. E quindi questo ha molto limitato la diffusione di questo vaccino e la sua approvazione qui in Europa. Come vi dicevo, molti altri vaccini sono in via di studio anche sempre nella terapia adiuvante e speriamo si abbiano nuove approvazioni. Veniamo ora alla nota dolente, cioè la vera e propria terapia, cioè pazienti con tumore avanzato e il fatto che abbiamo detto che sia pressoché impossibile indurre una buona risposta immunitaria con un vaccino. Questo per aprire comunque una forte speranza che si è aperta, devo dire, negli ultimi 10 anni. Se noi utilizziamo un vaccino antitumore, soprattutto nei confronti di antigeni espressi da un tumore avanzato, il vero rischio che noi andiamo a correre è di favorire l'immunoediting, ma soprattutto nei confronti dell'escape, in quanto che può avvenire dopo una regressione parziale o dopo l'induzione di uno stato di equilibrio, perché il microambiente tumorale, quando il tumore è presente, è fortemente immunosoppressorio, quindi non riesce il sistema immunitario, anche se la risposta è indotta, a manifestarsi nel giusto modo all'interno del tumore. Tuttavia, molto di recente, la disponibilità dei cosiddetti inibitori dei checkpoint immunitari ha aperto la possibilità di fare la vaccinazione in associazione con questi nuovi farmaci, perché questi farmaci hanno la capacità di indurre già da soli una parziale regressione del tumore in molti casi,
o favorire il mantenimento dell'equilibrio e in un numero minore dei casi indurre già da soli l'eliminazione. Cosa sono i checkpoint immunitari? Certamente lo sapete molto bene, si tratta di anticorpi monoclonali. Cosa sono gli inibitori dei checkpoint immunitari? Sono anticorpi monoclonali diretti contro delle molecole che hanno una funzione di bloccare in parte, di regolare la risposta immunitaria principalmente delle cellule T, per evitare un'eccessiva attivazione delle cellule T o un'eccessiva manifestazione della loro funzione effettrice, e quindi che hanno importanza per evitare l'autoimmunità. Allora, cosa fa il checkpoint immunitario? Blocca l'interazione fra questi recettori, quelli attualmente per cui si ha l'approvazione sono le molecole CTL4, la molecola PD1 e il ligando, uno dei ligandi di PD1, chiamato PD ligando 1. Quindi la presenza dell'anticorpo contro queste molecole blocca l'interazione fra il recettore e il suo ligando, in entrambi i casi. Qual è la ragione per cui qui non abbiamo anche un inibitore del ligando del CTLA4? Perché in realtà il ligando è condiviso con delle molecole attivatorie delle cellule T e quindi non è opportuno bloccare direttamente il ligando. Ricorderete anche questi inibitori dei checkpoint immunitari sono anche molto noti perché hanno fruttato nel 2018 il premio Nobel a questi due ricercatori, che sono stati quelli che hanno studiato appunto la possibilità di bloccare CTLA4 o di bloccare PD1 e il suo ligando, e quindi hanno dato l'avvio negli anni 90 agli studi che hanno portato a questi farmaci. Attualmente abbiamo parecchi farmaci, parecchi anticorpi monoclonali di questo tipo approvati, sia in Europa che negli Stati Uniti, uno diretto contro il CTLA4, tre contro il PD1 e tre contro il ligando di PD1. E quindi l'idea in questo contesto, nella associazione con i vaccini, qual è? Che in quei casi in cui l'inibitore del checkpoint immunitario non è sufficiente da solo per indurre la risposta, allora fornire il vaccino prima della somministrazione dell'inibitore del checkpoint immunitario può portare a un migliore risultato, perché qui induciamo un'ulteriore risposta immunitaria che in alcuni casi poteva essere deficitaria, e la presenza dell'inibitore del checkpoint immunitario consente alle cellule effettrici di manifestare il loro meccanismo effettore proprio all'interno del tumore. E in effetti un'altra delle grosse acquisizioni che si è fatta in questa nuova era dell'immunoterapia dei tumori, dovuta alla disponibilità di questi inibitori dei checkpoint immunitari, è l'osservazione che l'efficacia di questi farmaci è in certo modo proporzionale con il numero di mutazioni e quindi il carico mutazionale del tumore del paziente da trattare. E quindi questi farmaci sono stati tanto più efficaci quanto più si sono trattati dei tumori con alto indice di mutazione. Infatti tutti sono stati inizialmente approvati, ad esempio per il melanoma, che è il tipo di tumore con maggiore carico mutazionale. E questo perché avere un alto carico mutazionale vuol dire avere parecchi neoantigeni, cioè quegli antigeni tumore specifici di cui abbiamo parlato all'inizio della lezione, che sono unici del tumore e quindi contro cui la risposta immunitaria si può scatenare e può essere presente soprattutto nei tumori che si trovano in una condizione di equilibrio o che sono appena sfuggiti alla risposta immunitaria, e quindi le cellule in grado di riconoscere cellule immunitarie in grado di riconoscere il tumore sono nel microambiente. Se noi diamo inibitore del checkpoint immunitario possono manifestarsi. Di qui è nata anche un'altra corrente che porta allo sviluppo di nuovi vaccini antitumorali proprio contro i neoantigeni. E perché questo? Perché avere a disposizione un vaccino contro un neoantigene ha la potenzialità di poter indurre
un'ottima risposta di tipo T nei confronti di questi stessi neoantigeni e anche una buona risposta immunitaria. E in pratica, quando questo antigene viene somministrato, eventualmente in combinazione con gli inibitori dei checkpoint immunitari, possiamo avere da un lato un potenziamento di quelle risposte T già presenti nel microambiente tumorale che i checkpoint immunitari tenevano bloccate, e dall'altro lato ci sarà l'induzione di una nuova risposta immunitaria nel confronto di nuovi neoantigeni contenuti nel vaccino, con amplificazione delle cellule T verso di questi, e non solo, un fenomeno dimostrato che avviene all'interno dei tumori quando si attiva il meccanismo effettore, quindi l'uccisione delle cellule tumorali, è il rilascio di tutti gli antigeni contenuti all'interno del tumore, quindi potenzialmente il cosiddetto epitope spreading, cioè la capacità del sistema immunitario acquisita di riconoscere anche antigeni che non erano inizialmente riconosciuti e che non sono presenti all'interno del vaccino. L'epitopo è la porzione dell'antigene specificamente riconosciuta da una determinata cellula T attraverso il suo T-cell receptor o una determinata cellula B attraverso il proprio B-cell receptor, quindi l'anticorpo di membrana, solo per chiarire il concetto. La risposta T amplificata poi andrà incontro a una fase di contrazione, ma in questi casi è lecito prevedere che le cellule della memoria possano rimanere nell'organismo e possano eventualmente evitare le recidive, quindi mantenere, se non l'eliminazione totale del tumore, uno stato di equilibrio e quindi impedire la progressione della malattia. Al giorno d'oggi ci sono moltissimi laboratori in tutto il mondo che studiano questo tipo di vaccini contro neoantigeni, e questo è stato reso possibile perché si sono sviluppati negli anni recenti degli strumenti bioinformatici estremamente potenti per l'identificazione dei neoantigeni all'interno del tumore. E qui avete una rappresentazione schematica della pipeline per arrivare alla produzione di un vaccino contro dei neoantigeni tumorali. Vi anticipo che ovviamente è una rappresentazione estremamente semplificata. Si parte di solito da una biopsia del tumore, quindi stiamo parlando principalmente di vaccini terapeutici, come abbiamo detto, dati in condizione neoadiuvante, quindi prima che venga tentata la rimozione chirurgica del tumore o di parte del tumore. Quindi si fa una biopsia tumorale per avere a disposizione l'RNA e il DNA del tumore, e poi si prelevano delle cellule sane del paziente, di solito a partire dal sangue periferico, per comparare il DNA del tumore con il DNA delle cellule sane in modo da meglio identificare le mutazioni. Poi si procede appunto allo studio, alla comparazione degli acidi nucleici attraverso sequenziamento dell'RNA e il cosiddetto whole exome sequencing, quindi sequenziamento dell'intero di DNA utilizzato per poi produrre proteine. Ci sono una quindicina di sistemi bioinformatici che sono stati brevettati e vengono utilizzati da diversi centri clinici attualmente proprio per fare questo tipo di indagine. Nel contempo quello che deve anche essere fatto è fare la tipizzazione delle molecole del sistema maggiore, o meglio dei geni che codificano le molecole del sistema maggiore di istocompatibilità del paziente, per poter identificare proprio quei neoantigeni, cioè quelle porzioni di proteine che possono essere alloggiate nelle tasche di queste molecole da parte delle cellule presentanti l'antigene per attivare i linfociti T e quindi indurre una buona risposta adattativa. Quindi bisognerà sia tipizzarle che verificare che poi gli antigeni identificati vadano all'interno di queste molecole, e questo può essere fatto con spettrometria di massa, con degli studi attraverso l'ELISpot, quindi vedere se le cellule T del paziente possono essere attivate da cellule dendritiche, sempre originate dal paziente, pulsate con questi neoepitopi. Si possono utilizzare dei tetrameri
con molecole MHC, appunto dello stesso tipo di quella del paziente, in cui sono state inserite, sono stati inseriti i neoantigeni per valutare se le riescono a legare i linfociti T dell'ospite e così via. Quindi un processo abbastanza elaborato. Una volta che il neoantigene candidato è stato identificato, bisognerà procedere alla produzione del vaccino, quindi bisognerà scegliere in che forma fornire il neoantigene, quale adiuvante utilizzare per favorirne il riconoscimento quando il vaccino è somministrato, e quindi in pratica si viene a creare un vaccino personalizzato che potrà poi essere somministrato con una scheda di somministrazione che, come potete immaginare, non è identificata a priori, perché ciascun paziente può essere diverso, ciascun vaccino può essere diverso perché diverso è l'antigene e diverso è l'adiuvante. Qual è la conseguenza? Che il cosiddetto needle to needle time, cioè il tempo che trascorre fra l'inserimento del primo ago, cioè quello che ci porta a fare la biopsia, e quello che porta al primo inoculo del vaccino, può variare nelle condizioni più ottimistiche da 6 settimane fino a 18 settimane, che può voler dire 4-5 mesi. Chiaramente, se stiamo parlando di un paziente con una patologia molto avanzata, 4-5 mesi possono essere davvero troppi perché il vaccino possa avere effetto. Per questo l'applicazione di questo tipo di vaccini, come vi dicevo, verrà fatto eventualmente in terapia neoadiuvante, quindi prima di un intervento chirurgico, laddove l'intervento chirurgico sia possibile, oppure in terapia adiuvante, come abbiamo descritto prima, viene fatto con i vaccini contro gli antigeni tumori associati e con il Sipuleuce T, ad esempio, che è l'unico di quel tipo approvato. Perché questo tempo così lungo? Perché bisogna fare molte considerazioni riguardo lo sviluppo di questo tipo di vaccini personalizzati. Bisogna scegliere opportunamente la piattaforma vaccinale da utilizzare, e qui trovate riportati i tipi di strategie di vaccinazione più utilizzate nei trial clinici in corso. Come vedete, ci sono anche l'RNA e il DNA, che praticamente gli studi in questo senso hanno creato il background enorme che poi è stato sfruttato per creare i vaccini contro il SARS-CoV-2. Poi sono state utilizzate cellule dendritiche pulsate, quindi una strategia molto simile a quella del Sipuleuce T. In alcuni casi vengono somministrati direttamente i peptidi, tendenzialmente peptidi lunghi, quindi che possono andare bene sia per le molecole MHC di classe prima che di classe seconda. Si possono utilizzare vettori virali, e di nuovo l'esperienza accumulata in questo senso ha favorito lo sviluppo dei vaccini contro SARS-CoV-2 e così via. A seconda di quello che scegliamo, e quindi che ha dei tempi di produzione, di ideazione diversi, possiamo avere un maggiore o minore consumo di tempo per la generazione del vaccino. Poi bisognerà studiare come somministrarlo, con che tempistiche, studiare se somministrarlo più volte, quante volte e a seconda del paziente, e eventualmente fare un disegno di terapie combinate, perché abbiamo accennato all'utilizzo degli inibitori dei checkpoint immunitari, che sicuramente può favorire lo sviluppo della risposta contro gli antigeni, i neoantigeni contenuti nel vaccino, e soprattutto ad esempio un condizionamento fatto prima della vaccinazione con dei vaccini aspecifici, generalmente con la somministrazione di buoni adiuvanti, può consentirci di riempire quel tempo, che è un tempo di attesa da quando è stata fatta la biopsia o la diagnosi, se volete, a quando si può avere il vaccino. Quindi, come vedete, tutta una serie di procedimenti piuttosto complessi e che consumano molto tempo. Un'altra considerazione estremamente importante che va fatta riguardo ai vaccini utilizzati contro i neoantigeni e che i neoantigeni stessi possono derivare, lo abbiamo già accennato in precedenza, sia da mutazioni cosiddette passeggero, che da mutazioni driver, guidatori, come riportato un po' in questo schema. Qual è la differenza fra le due?
come nel caso di chi conduce la macchina, nonostante i passeggeri possano dire la loro, essere più o meno molesti nell'influenzare dove questa macchina andrà e seguendo quale strada, tuttavia alla fine chi decide sarà sicuramente il guidatore. Nello stesso modo, all'interno di un tumore, un neoantigene dovuto a una mutazione driver è un neoantigene che contribuisce a consentire la crescita e la sopravvivenza del tumore. Quindi sicuramente una proteina che ha un ruolo chiave nel mantenimento del fenotipo neoplastico della cellula tumorale. Come conseguenza, questo tipo di neoantigeni derivati da mutazioni driver difficilmente può andare incontro a un vero e proprio immunoediting, perché se la cellula tumorale perde l'espressione di questo neoantigene, perde anche una componente del proprio fenotipo neoplastico e quindi potrebbe diventare meno aggressivo, se non altro. Un'altra caratteristica importante è proprio perché queste sono mutazioni driver, sono di solito condivise da parecchie cellule all'interno dello stesso tumore, sono state acquisite probabilmente già a livello pre-neoplastico e quindi fare un vaccino potrebbe essere utile per la terapia, ma anche per una prevenzione secondaria. E poi di solito queste mutazioni sono a carico di proteine importanti nella vita della cellula e quindi spesso questo tipo di mutazioni sono condivise da più pazienti perché sono talmente vantaggiose per il tumore che parecchi tipi di tumori, istotipi diversi di tumore, le sfruttano, hanno un vantaggio e quindi corrispondono a hotspot praticamente per mutazioni spesso. Discorso molto diverso per i neoantigeni dovuti a mutazioni passenger, perché queste sono mutazioni che in realtà non hanno un impatto diretto sul fenotipo neoplastico della cellula tumorale e quindi in realtà il tumore non fa differenza esprimerle o non esprimerle. E quindi è facile che vadano incontro a immunoediting e quindi non sono certo le migliori da essere usate soprattutto in terapia, perché si può favorire l'immunoediting e quindi favorire l'escape. Oltretutto, proprio perché non sono un momento importante nell'evoluzione del tumore, sono spesso private, private nel senso uniche di un paziente e spesso uniche di alcuni cloni all'interno del tumore, quindi non di tutte le cellule tumorali. Badate bene, non vi sto dicendo che non siano dei buoni antigeni, quindi che non siano altamente immunogeniche. Il concetto è che una volta indotta la risposta immunitaria può non avere un impatto forte sul tumore stesso, ok? Perché il tumore ne sfugge volentieri. Questo porta a un'ulteriore considerazione, che fare dei vaccini contro neoantigeni dovuti a passenger or driver mutation può fare una differenza. In particolare, dove abbiamo mutazioni passenger, di solito si fanno dei vaccini personalizzati, riguarderanno solo quel paziente, solo in pochi casi, avremo delle mutazioni driver. I vantaggi quali saranno di questo tipo di vaccini personali? Che hanno una applicabilità universale, nel senso che in linea di principio qualunque paziente in qualunque stadio della sua malattia può essere sottoposto a questo tipo di vaccinazione, a patto ovviamente che si seguano le pipeline che abbiamo identificato prima. Gli svantaggi cosa sono? Che ovviamente la creazione di un vaccino con tutta quella pipeline così indaginosa corrisponderà a curare una persona sola. È costosa, un grosso impegno logistico e consumo di tempo. Alto rischio di fallimento nella produzione del vaccino e soprattutto, come dicevamo, di immunoediting. Molto diverso è se andiamo contro mutazioni driver, perché abbiamo la possibilità di fare i cosiddetti off-the-shelf vaccines, cioè creare a priori dei vaccini che potranno essere dati a tutti quei pazienti che verranno identificati avere quella mutazione condivisa. Anche qui ovviamente ci sono dei limiti, perché noi creiamo un vaccino ipotizzando di aver identificato un neoantigene che sceglieremo perché abbia la maggiore probabilità di essere presentato dal maggior numero possibile di molecole MHC nella popolazione mondiale. Ma nulla ci darà la garanzia che in effetti la cosiddetta
HLA restriction, cioè che poi l'HLA proprio del paziente che trattiamo possa presentare quel determinato neantigene e così via. Oltre che il fatto che ovviamente è possibile che il tumore di quel paziente non esprima nessuno dei vaccini che noi ci siamo inventati. Quindi sia pro che contro con questi neoantigeni. Però, come vi dicevo, una nuova speranza per fare vaccinazione antitumorale anche in terapia. Questa idea di bersagliare neoantigeni da mutazioni driver oppure antigeni tumore associati con un rilievo per il fenotipo neoplastico della cellula, in realtà è un concetto non così giovane, che noi, intendendo il mio gruppo di lavoro insieme a colleghi, soprattutto dell'Università di Bologna, del gruppo della professoressa Nanni e del professor Lollini, avevamo già identificato nel 2006, chiamando questo tipo di molecole, quindi sia neoantigeni che antigeni tumore associati, come oncoantigeni, cioè antigeni che hanno un ruolo nel fenotipo neoplastico della cellula, che quindi non facilmente vengono edite quando si ha una risposta immunitaria contro di questi. E poi noi aggiungevamo che ovviamente, se espressi sulla superficie della cellula, possono essere attaccati sia da una risposta mediata dalle cellule T che eventualmente da un trattamento con anticorpi, e che se espresse da un particolare tipo di cellule tumorali, che sono quelle staminali tumorali, quindi le più aggressive, le più difficili da eliminare, avrebbero offerto ovviamente maggiori possibilità di buoni risultati nella terapia. Torniamo allo schema che abbiamo seguito per tutta la lezione, per aggiungere un ultimo punto alla possibilità di fare terapia con i vaccini. Si tratta del concetto della in situ vaccination, o utilizzo di cosiddetti vaccini non specifici per un antigene, che di per sé, rispetto alla definizione di vaccinazione che abbiamo visto in una delle prime diapositive, è un ossimoro, avere un vaccino che non abbia una specificità antigenica. E in effetti in questo caso il concetto, abbiamo alcuni farmaci che sono già stati approvati dall'FDA e dall'EMA. Qual è l'idea in questo caso? È un passo indietro per andare in pratica agli albori dell'immunoterapia dei tumori, cioè quando veramente possiamo dire all'inizio del Novecento, se non prima, Curley aveva studiato la cosiddetta tossina di Curley, cioè aveva osservato che se i tumori che venivano infettati, magari perché a quel tempo succedeva durante un'operazione chirurgica, infettati da batteri, alcuni di questi poi regredivano spontaneamente, e poi erano stati fatti molti esperimenti, appunto inoculando direttamente preparazioni batteriche o derivate all'interno dei tumori, ottenendo un certo numero di regressioni. Proprio tornando indietro a questo concetto, che cosa si è pensato? Di fare una somministrazione locale direttamente di sostanze con capacità immunostimolatoria, cioè di adiuvanti, dentro il tumore, senza quindi fornire dall'esterno l'antigene, perché l'antigene, o meglio gli antigeni, verranno in questo contesto forniti direttamente dal tumore stesso. Il bersaglio di questo tipo di in situ vaccination qual è? Sono le cellule dendritiche dentro il tumore, perché quando si somministra queste sostanze, che possono essere degli immunostimolanti o anche dei chemoterapici, magari delle nanoparticelle contenenti diverse sostanze o farmaci, all'interno del tumore attraggono la risposta prima di tutto aspecifica immunitaria, richiamano molto le cellule dendritiche, che sono il vero bersaglio, e trasformano praticamente il microambiente tumorale, rendendolo più favorevole alla maturazione e attivazione della cellula dendritica, che poi andrà a presentare gli antigeni nei linfonodi dremanti, attivare le cellule T che poi nel tumore potranno avere un effetto. Quindi in pratica si parte questa volta non da un inoculo sistemico
a distanza dal tumore con il vaccino, ma si parte direttamente dall'interno del tumore per poi indurre una risposta immunitaria adattativa che di per sé ha la caratteristica della sistematicità, quindi di poter influenzare l'intero organismo, che potrà andare a agire localmente nel tumore e su eventuali altri tumori non trattati in origine dalla vaccinazione in sito, o ad esempio su metastasi neppure ancora identificate. Quindi questo tipo di approccio ha ovviamente tutta una serie di vantaggi che sono elencati qui. Il primo fra tutti è quello che non si deve sapere in principio quali siano gli antigeni tumorali e non ci si deve limitare a uno, due, alcuni antigeni tumorali, ma tutto il tumore fungerà da antigene. Ovviamente ci sono poi anche delle limitazioni, che non tutti i tumori sono facilmente raggiungibili per poter fare questo tipo di trattamento, però nel caso di molti tumori questo è possibile. E come vi dicevo, ci sono già state delle approvazioni. Il bacillo di Calmette-Guérin, il BCG, che tutti conoscete perché utilizzato anche in infettivologia, ma in questo caso viene fatto con instillazioni locali sul carcinoma della vescica superficiali, quindi che non abbiano ancora raggiunto la parete muscolare. E poi ci sono ancora alcune formulazioni in crema che contengono degli agonisti dei toll-like receptor e in questo caso vengono utilizzate generalmente per dei tumori più con un fenotipo benigno, tumori della pelle con un fenotipo più benigno. E poi c'è un tipo particolare di trattamento che si chiama con questo nome impronunciabile, o se preferite TVEC o IMLIGIC, come è stato approvato dall'EMA, scusate, che si tratta di un virus oncolitico, un herpes simplex virus che è stato modificato per attenuarlo e ingegnerizzato per esprimere di nuovo il GM-CSF e che vi è stato approvato per il trattamento del melanoma maligno. Qui vedete ci sono alcuni risultati dei trial clinici che hanno portato all'approvazione e il concetto è che questo tipo di virus ha una preferenza per andare a infettare le cellule tumorali e se non altro è stato modificato in modo da replicare nelle cellule tumorali soltanto e replicando in quel contesto causerà la lisi della cellula tumorale, la presenza del GM-CSF recluterà le cellule dendritiche e quindi si avranno tutti quegli effetti dell'in situ vaccination che abbiamo descritto in precedenza. Quindi per concludere questa carrellata piuttosto veloce che ho voluto farvi sui vaccini antitumore, abbiamo visto che in questa nuova era dell'immunoterapia, cioè quella che ha a disposizione anche gli inibitori dei checkpoint immunitari, i campi in cui si sta lavorando sono la vaccinazione preventiva, che al di là di quello che sono i vaccini contro i virus oncogeni si sta concentrando sulla prevenzione secondaria dei tumori, quindi quando è identificata una malattia pre-neoplastica. Abbiamo visto che si sono aperte delle nuove speranze anche per la vaccinazione terapeutica contro i tumori e questo soprattutto grazie ai neoantigeni e la loro eventuale associazione con i checkpoint immunitari. Che anche la vaccinazione in situ ha un importante ruolo come nuova vaccinazione da utilizzare in terapia e poi non ne abbiamo parlato, ma ovviamente questa nuova era dell'immunoterapia prevede anche tutta una serie di altri trattamenti immunobasati che possono essere somministrazione di anticorpi specifici contro il tumore, utilizzo di cellule T ingegneridate in modo da esprimere recettori chimerici per l'antigene, quindi le CAR T-cells, che hanno dato un forte impulso e ottimi risultati in terapia. Molti sono gli anticorpi antitumorali già approvati da anni per la terapia dei tumori e di recente sono stati approvati due tipi di CAR T anche per la terapia dei tumori. Quindi un sacco di strumenti da utilizzare in immunoterapia.
Giusto per concludervi, solo per dirvi come mai AIRC ha chiesto a me di fare questa presentazione, perché da anni con i miei collaboratori lavoro nell'identificazione, nello studio a livello preclinico, principalmente in modelli murini, di vaccini contro antigeni tumorali, principalmente antigeni tumori associati, e qui avete una carrellata dei sette maggiori antigeni che abbiamo studiato negli ultimi anni. In particolare, di recente lavoriamo su due antigeni chiamati XCT e HER2. HER2 è molto noto e coinvolto in molti tipi di tumori, noi lo studiamo principalmente nel breast cancer, è molto importante per la sopravvivenza delle cellule neoplastiche, per la loro proliferazione, e più di recente stiamo studiando un'altra molecola che è il sistema antiporto cistina glutammato, che è sfruttato dai tumori proprio per resistere all'accumulo di ROS e in particolare attraverso il rilascio di glutammato anche per la migrazione delle cellule, quindi per il processo di metastatizzazione. E grazie ai finanziamenti di AIRC, un finanziamento AIRC attualmente in atto, abbiamo recentemente potuto pubblicare un articolo su come, sempre in modelli preclinici di breast cancer, la vaccinazione contro entrambe queste molecole ha dato buoni risultati. Giusto per darvi un'idea di come siano disparati i tipi di piattaforme utilizzati per gli studi traslazionali di vaccinazione antitumorale, noi ad esempio abbiamo usato degli virus oncolitici, che sono dei virus bovini, degli herpes virus bovini, che abbiamo reso, che abbiamo modificato perché esprimessero questi antigeni, e li abbiamo utilizzati però per una vaccinazione classica, perché appunto portavano l'antigene, e li abbiamo somministrati non all'interno del tumore, ma ottenendo comunque, almeno nei modelli murini, degli ottimi risultati. Allo stesso modo stiamo facendo studi con vaccini a DNA, in passato abbiamo usato l'RNA, usiamo le vescicole della membrana esterna dei batteri, insomma, moltissimi approcci diversi. E concludo ringraziando AIRC, tutte le persone che collaborano con me, hanno collaborato con questa ricerca che vi ho brevemente descritto nelle ultime diapositive, e vi lascio i miei riferimenti anche bibliografici, perché Federica Cavallo è un nome comune di persona, perché nel mio dipartimento, ad esempio, siamo in due omonime. Ci sono io, che come vi dicevo non sono medico, e c'è una bravissima ematologa, completamente omonima, un'altra Federica Cavallo, e quindi vi do un po' più di dettagli se voleste capire che cosa faccio come lavoro, perché nella scuderia dei cavalli purtroppo ci sono molti omonimi. Vi ringrazio e con questo ho concluso. Grazie Federica, veramente una bella corsa, però estremamente interessante. Grazie mille. Grazie a voi. Se... La moderatrice cosa dice? Possiamo procedere a vedere se ci sono delle domande? Assolutamente sì, se la domanda era per me. tento di sospendere grazie. La presentazione. C'è qualcuno che ha domande? Io ne ho una inconfessata che mi è arrivata sotto, se volete la esprimo. Dunque, fa quasi vaccino, paura. Sì, esatto, perché è un classico. Vaccino ed effetti collaterali. 2 milioni di dosi di AstraZeneca inutilizzate. Cosa dobbiamo veramente temere? Allora, direi non vaccini antitumore, bensì un vaccino basato su un vettore virale, su un adenovirus, in questo caso particolare un adenovirus, diciamo in senso generico di scimmia, quindi diverso, che ha dato una serie di, una sindrome dovuta alla presenza di trombosi in concomitanza con una trombocitopenia.
su milioni di dosi somministrate. Almeno nell'ultima conferenza di IMA dell'EMA che ho seguito, erano stati identificati 297 casi di vario grado, da quelli molto gravi, purtroppo qualcuno fatale, ad altri invece semplicemente identificati riconducibili, ma non in questo senso. Quindi che cosa dobbiamo aspettarci? Che seguendo le indicazioni dell'EMA il rischio sia infinitesimale rispetto a quello che potrebbe causarci lo sviluppo della malattia Covid. Questa è la mia opinione. La ragione per cui l'EMA ha rivisto ad esempio il bugiardino è proprio per dare l'opportunità a chi è vaccinato in quei remotissimi casi in cui possa verificarsi un effetto avverso che venga immediatamente identificato, perché se immediatamente identificato ci sono ottime possibilità di limitarlo e stroncarlo sul nascere. Sono quindi anche state pubblicate delle linee guida per la terapia. Reazioni collaterali ai vaccini antitumorali, autoimmunità, non sono, diciamo così, frequenti in notte? Allora, qui il contesto diventa ancora diverso, perché il rischio di mortalità nel caso del tumore avanzato diventa enorme, e quindi ovviamente si è più disposti a accertare un rischio più forte. Gli stessi inibitori dei checkpoint immunitari che sono stati approvati e che hanno rivoluzionato l'immunoterapia dei tumori hanno effetti collaterali molto importanti proprio sull'induzione di autoimmunità. Eppure questo rischio noi lo accettiamo volentieri, perché sappiamo bene qual è l'alternativa di non essere trattati. Nel caso in particolare del vaccino, soprattutto nel caso dei vaccini, non so, ad esempio contro il melanoma, manifestare un effetto collaterale come potrebbe essere la vitiligo fa sorridere il paziente, perché è contento che vede che ha una bella risposta. È ovvio che e accetta quindi di avere queste macchie e i problemi connessi con la vitiligo, ad esempio. È ovvio che un paziente totalmente sano, che è eventualmente a rischio di sviluppare una malattia come il Covid-19, che magari in una certa fascia di popolazione può risultare addirittura in un fenomeno asintomatico, se non in una malattia lieve, ben gestibile, rende più timoroso il paziente. Ma credo sia molto opportuno fare un ragionamento su i rischi del trattamento, della vaccinazione, i rischi della popolazione rispetto alla propria fascia di età, rispetto alle proprie fragilità, rispetto anche al tipo di vita che si fa, chi vive con noi, se ci sono soggetti fragili che vivono con noi nel nostro contesto, perché ricordiamoci, la vaccinazione in senso generico, non quella antitumorale che è prettamente individualistica e egoistica, il paziente vuole salvare se stesso. Nel caso delle vaccinazioni contro malattie infettive è un gesto di alto livello, di alta etica civica e sociale, perché la vaccinazione è un diritto e un dovere, perché facendo parte di una società noi ci aspettiamo che la società ci dia il diritto di essere protetti, e quindi se io sono debole e non mi posso vaccinare contro alcune cose, mi aspetto che la comunità, con la protezione di gregge, mi aiuti, pensi a me, e quindi che gli altri altruisticamente si siano vaccinati per proteggermi, oppure che io mi vaccini anche se sono in una fascia non così alto rischio,
perché voglio bene a chi mi sta vicino, o perché sono rispettoso dei problemi delle persone fragili che vivono nella mia comunità e voglio dare loro una mano e non voglio essere un veicolo di trasmissione. Mi associo perfettamente. Quindi, avendo risposto a questa domanda, altre domande? Si accettano anche volentieri da docenti, osservatori e moderatori, nel caso riteniate possano chiarire qualcosa su cui, oppure non ho trattato degli argomenti che voi vi aspettavate che venissero trattati, perché io purtroppo non conosco in dettaglio i programmi che hanno seguito i vostri studenti. Quello che riguarda il mio corso va benissimo, non so il tuo, Anna. Per me va benissimo, anzi io Federica la volevo ringraziare perché queste occasioni secondo me possono e devono servire tantissimo ai ragazzi, innanzitutto capire anche l'entusiasmo che c'è nel fare ricerca e nell'approcciarsi alla ricerca. E poi soprattutto di godere, se mi permettete il termine, di ascoltare persone che utilizzano il linguaggio scientifico in maniera chiara ed è fondamentale per tutti i nostri studenti, secondo me, che forse sono anche poco abituati a esami orali ultimamente, ma a capire che farsi padroni di un argomento e riuscire ad esporlo in maniera così chiara come abbiamo sentito oggi, con il linguaggio appropriato, è uno step a cui dovrebbero arrivare tutti, magari anche con i loro limiti. Quindi io la ringrazio perché davvero non era una lezione facile, era una lezione di altissimo livello, però io credo che sia stata veramente davvero molto molto chiara e utile a tutti i ragazzi, che spero abbiano apprezzato. Io l'ho apprezzata moltissimo. Anch'io. Ti ringrazio moltissimo, chiederò la registrazione e in alcuni momenti difficili della vita riascolterò quello che hai detto. Mi fa molto piacere. Avevo visto Ilaria Facchini che mi sembrava avesse acceso il microfono. Sì, però volevo fare una domanda io. Salve. Buongiorno. Ciao. Io studio in triennale biotecnologie per la salute, mi devo laureare a luglio con la prof. Baldisserotto. E innanzitutto grazie anche da parte mia, credo anche da parte di tutti gli studenti, è stato veramente interessante, soprattutto perché io sto appunto costruendo un argomento che parla del melanoma e di una terapia che è stata approvata dall'EMA con un farmaco che si chiama Imlygic, quindi è molto attuale, molto, molto interessante. La mia domanda è semplice, nel senso, visto che ha parlato di vaccinazione per la prevenzione di questi tumori, è già in atto qualcosa, nel senso che magari una persona che geneticamente è portata ad avere una malattia nel futuro perché ha avuto casi in famiglia, può vaccinarsi e quindi prevenire questo, non so, un tipo di tumore in particolare o... Sì, questo mi fa pensare prima di tutto alle mutazioni in BRCA, ad esempio, che non è che sia proprio questa mutazione, magari il bersaglio specifico dei vaccini più avanzati in studio, ma quello che vi posso dire è che c'è... un boom di trials di fase 3 che studiano vaccinazioni contro neoantigeni condivisi in prevenzione secondaria e che l'NIH, quindi diciamo il corrispettivo dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Sanità per gli Stati Uniti, ha proprio un programma che vuole arrivare a creare un vaccino preventivo per il tumore al seno. E ci sono diversi antigeni che vengono testati in questo contesto, perché sono appunto degli antigeni che si sono trovati espressi dai BRCA mutati, ma anche dai tre tipi principali di tumore al seno. Quindi ho triplo negativi, R2 positivi e positivi per i recettori agli estrogeni e si sta lavorando moltissimo in questo contesto.
Se voi viaggiate anche un po' su YouTube, riuscite a trovare alcune presentazioni interessanti di persone che lavorano in clinica su questo, che presentano dei dati molto, molto aggiornati. Un po' complicati per chi non fa proprio immunologia dei tumori a livello clinico, ma molto utili. Quindi si sta lavorando moltissimo. Non posso identificare un vaccino in particolare che sia il più promettente di altri, e soprattutto la tendenza è a fare formulazioni in cui più di un antigene sia rappresentato all'interno del vaccino. Okay. Grazie mille. Spero di averle risposto, se non è vero me lo dica. No, ho capito, ci mancherebbe, grazie. Buongiorno, io ho una domanda. Vieni in video. Relativo soprattutto alla, se ci sono studi in corso sull'uso di anticorpi monoclonali per il trattamento di oncologico. Visto che lei ha parlato prevalentemente di vaccini, e questo era un settore che mi pare non è stato accennato. Sì, ho fatto un accenno fugace in conclusione, là dove cercavo di dire che non ci sono solo i vaccini, anzi, in realtà l'utilizzo di anticorpi monoclonali contro i tumori probabilmente ha rappresentato il primo tipo di immunoterapia approvata con il rituximab, se mi ricordo bene, che è un anticorpo contro il CD20, già parecchi anni fa. Adesso non voglio dire la data perché temo di non ricordare quella giusta, ma parecchi anni 80-90, insomma, del secolo scorso, ovviamente. E quindi ci sono tantissimi anticorpi che sono utilizzati in questo senso. Ovviamente nel caso si utilizzi un anticorpo, il tipo di bersaglio è sempre un antigene, ma è un antigene espresso sulla superficie delle cellule tumorali, principalmente. Di solito il numero maggiore targetta delle molecole come ad esempio delle tirosinchinasi. Ci sono utilizzati regolarmente in terapia, ad esempio, degli anticorpi monoclonali contro HER2, da utilizzare principalmente per il tumore al seno. Ci sono il pembrolizumab e l'Herceptin. E lo scopo in questo caso è duplice. Da un lato si punta, cioè riguarda essenzialmente il modo in cui funzionano gli anticorpi, siano essi naturali o come in questo caso anticorpi monoclonali. Il modo in cui funzionano gli anticorpi, voi certamente ricorderete dai corsi di immunologia, è duplice, cioè ci sono degli effetti cosiddetti diretti, che sono una conseguenza dell'interazione fra l'anticorpo e l'antigene, e quindi questa sola interazione è sufficiente a dare un effetto, che può essere la neutralizzazione o, insomma, varie altre funzioni in senso generico. Nel caso di un antigene tumorale può essere il fatto che quando gli antigeni, come ad esempio le tirosinchinase, come l'HER2, quando legati da dei ligandi, come può essere l'anticorpo monoclonale, tendono a venire internalizzati e quindi non essere più disponibili sulla superficie della cellula per trasdurre quel segnale di sopravvivenza e proliferazione di fronte al riconoscimento del ligando o a seguito di interazioni in CIS con altre molecole sulla superficie, che sono importanti per la cellula tumorale. Quindi sicuramente sia il trastuzumab che il pertuzumab funzionano anche in questo modo. Poi non dimentichiamo che, essendo anticorpi, hanno anche tutte le funzioni cosiddette immunomediate, e quindi esponendo il loro frammento cristallizzabile possono sia indurre l'attivazione del complemento e quindi causare poi la lisi, l'infiammazione, tutte quelle che sono le funzioni del complemento, il reclutamento di cellule nel cellule reattive nel microambiente tumorale, oppure possono interagire con le cellule del sistema immunitario che esprimono i recettori per i frammenti costanti, per i frammenti cristallizzati delle immunoglobuline. Non è un caso che gran parte degli anticorpi monoclonali approvati per la clinica sono delle IgG, in particolare delle IgG di tipo 2, spesso 2A, perché sono le migliori, quelle che hanno il maggior spettro di recettori
Fc gamma receptor con cui possono interagire e quindi possono indurre tutta una serie di meccanismi immunitari indiretti che sono funzionali e importanti per l'inibizione della crescita del tumore e l'eliminazione delle cellule neoplastiche e per contro, laddove la cellula dendritica riesce a catturare l'antigene perché era stato legato dall'anticorpo monoclonale, anche l'induzione di una risposta attiva e quindi in certo modo fanno un po' di in situ vaccination, come l'abbiamo definita alla fine. Questo quando l'antigene che è bersagliato si trova sulla superficie del tumore, ci sono anticorpi monoclonali approvati anche nei confronti di antigeni solubili, in particolare nei confronti di citochine rilasciate nel microambiente tumorale e ad esempio del VEGF o dei recettori per il VEGF, che è una citochina che è in grado di stimolare le cellule vascolari e quindi favorisce i processi di neoangiogenesi all'interno del tumore. E quindi in questo caso quegli stessi meccanismi sono da un lato blocco di questa stimolazione della neoangiogenesi come effetto diretto, blocco dell'interazione fra il VEGF e il suo recettore e anche eliminazione eventualmente delle cellule che esprimono il recettore e quindi danno alla vascolatura tumorale. Per fare degli esempi, ma ci sono parecchi di questi anticorpi monoclonali approvati. Sì, sì. Mi scuso perché non avevo visto che il collega dottor D'Altuso era collegato. Il dottor D'Altuso ha un incarico in codocenza con me sul corso di prodotti biotecnologici a farmacia e lui tiene docenza sulle cellule meristematiche, quindi sulla utilizzazione delle cellule meristematiche per l'espressione e la produzione insomma, di principi attivi. Non ti avevo visto, Roberto, scusa. Quindi forse poteva rispondere meglio di me. Ma va bene, abbiamo fatto un bel ripasso. Ti cedo la parola molto volentieri. Abbiamo fatto un bel ripasso, siamo contenti. Ha il microfono spento però, vedo che si sta esprimendo ma non lo sentiamo. Ah, perché tra il telefono ha il microfono spento, è andato in freeze. Eccolo qua. Eccolo qua. Mi sono ricollegato. No? Grazie per la risposta, è stata veramente completa, direi. E grazie anche per l'esposizione, perché è stata veramente precisa, dettagliata, chiara, semplice, veramente è stato piena soddisfazione. Grazie mille. Altra parte che vorrei avere per risentire sempre in quelle giornate buie, di cui purtroppo ti fa il lavoro del ricercatore ne ha molte, moltissime, e quindi magari tiro un po' su. Complimenti. Grazie mille. Complimenti. Troppo generosi. C'è qualcun altro? Non siate timidi. Esatto. Se ci fossero delle domande nei prossimi giorni, chiaramente noi siamo a disposizione, c'è una mail di progetto che poi vi lascio e se ci fossero delle domande specifiche per la professoressa Cavallo, sicuramente gliele inoltrerò e sono certa che ci potrà rispondere prossimamente. Ecco, se poi venissero posteriormente. Ecco, buongiorno. Dimmi Abdul. Buongiorno. Niente, io sono uno di quelli meno giovani nel corso. È un senior, ma è uno studente. È un senior, ma è studente. Sono anch'io un biologo. Voglio fare i complimenti alla professoressa per la trattazione che ci ha dato. Ecco, quindi domande non ne ho perché è un argomento talmente specifico che l'ha spiegato talmente bene. Io non ho domande, nonostante lavori in ambito farmaceutico, però insomma. Ma grazie. I complimenti ci vogliono, ecco, questo sicuramente sì, anche perché comunque sono argomenti aggiornamento continuo, ecco, io la vedo così dal punto di vista proprio lavorativo, per cui grazie. Insomma questo basta, ci grazie mille i complimenti, ecco, tutto là. Grazie professoressa, buongiorno, sono Elisa Piggio. Volevo farle una domanda. Questa terapia vaccinale è utilizzabile anche per, ad esempio, linfomi dove, diciamo, il problema è causato dalle stesse cellule T e B, che, diciamo, e quindi poi come funziona l'evoluzione della terapia vaccinale se lo stesso target è... Sì, per
Allora, tutto quello che vi ho detto, come avete visto anche dagli schemi, è chiaramente molto ben applicabile ai tumori solidi in generale e tumori epiteliali, insomma. Un discorso un po' diverso può riguardare appunto i tumori della linea linfatica. In quel caso si tende a parlare, ad esempio, sono stati a lungo studiati dei vaccini cosiddetti anti-idiotipici, nel senso che l'idea in questo caso, nel caso almeno dei tumori della linea B, poiché ciascuna cellula B esprime un proprio recettore unico per l'antigene, quindi un anticorpo praticamente sulla superficie della cellula con la sua unica specificità per l'antigene, ha quindi una porzione che viene detta idiotipo, e nonostante gli anticorpi siano tutti un po' uguali, sono tutti diversi proprio per l'idiotipo, e quindi l'idea sarebbe di voler vaccinare nei confronti proprio di questa porzione unica che ha solo il clone tumorale. E su questo si sono fatti studi, vari studi. È ovvio che bisogna vedere quando applicare questo tipo di trattamento, se ad esempio si fa invece una terapia, non so, con anticorpi monoclonali contro CD20 o contro CD19, in cui vengono eliminate tutte le cellule B. È ovvio che in quel contesto si deve puntare a una vaccinazione invece che favorisca le cellule T. Ancora più complicato è là dove invece ci siano delle leucemie di tipo T, in cui di nuovo o si ha la possibilità di fare una distinzione fra le cellule neoplastiche e quelle non, oppure la situazione ovviamente è più complicata. Cioè direi che forse proprio il vaccino antitumore in questo contesto non è l'approccio primo di scelta, proprio per le ragioni che citava lei stessa. Però qui abbiamo la terapia con i CAR-T, ad esempio, cioè ci sono altre possibilità. L'utilizzo degli anticorpi monoclonali e così via. E un'altra domanda, quanto siamo distanti invece dal riuscire a produrre un vaccino contro l'HIV? Allora, premettendo che non è una malattia tumorale, quindi non sono molto ferrata, non sono un virologo, quindi tendenzialmente un po' ignorante sull'argomento, quello che posso dire è che la ricerca nel campo dei vaccini contro l'HIV ha avuto un impeto enorme, diciamo, inizialmente nei primi 20 anni dall'identificazione della malattia. Poi quando col trattamento farmacologico si è arrivato a trasformare la malattia in un qualcosa di cronico, gli sforzi si sono in parte ridotti anche a fronte delle evidenti difficoltà nel potere, ai numerosi fallimenti che si sono riscontrati nella possibilità di produrre un vaccino. E purtroppo, come le dicevo, dichiarando apertamente la mia ignoranza sull'argomento, non so dirle quanto si possa essere distanti dall'approvazione di un vaccino, perché non è un campo di studio che segue in modo attivo. Ok, va bene, grazie io stessa. Grazie. Se qualcuno degli altri docenti presenti vuole rispondere, può rispondere, ben venga, imparo anch'io. Va bene, se non ci sono altre domande, ti lasciamo libera, vi lasciamo libere. Entrambe. Sì, perché si stanno facendo imbarazzanti su argomenti. Se continua così. Un po' magari mi chiedono, non so, di pediatria, ginecologia. Ad esempio, ti hanno strizzato bene. Ok, c'è un bel escursus da una parte all'altra. Quindi ti ringrazio ancora per la chiarezza, davvero, veramente esemplare. E speriamo di averti ancora per un altro contributo l'anno prossimo. Ci organizziamo con Elisa, ti diciamo il giorno prima l'argomento, che verrà sorteggiato dentro un
Allora, dovrete accontentarmi di me che mimo quello che avrei voluto mettere nelle diapositive in questo caso, perché ovviamente non avrò modo di prepararle. Rovin lo stesso, una battuta. E niente, scioglierei la riunione. Cosa dice Elisa? Voi... Fantastico, grazie a voi per l'ospitalità, grazie a Federica per la presentazione. Io poi magari vi lascio appunto la mia umilissima presentazione iniziale in cui ci sono tutti i riferimenti, se ragazzi hanno voglia appunto di interessarsi maggiormente ai nostri temi, ad AIR, che è quello che facciamo, lì c'è tutto e poi comunque... Compreso il volontariato, chiaramente. Ovviamente. E poi se ci saranno domande, curiosità o altro, appunto, ripeto, noi ci siamo volentieri, per cui direi che possiamo chiudere, poi appunto se ci sarà modo di ripetere o di moltiplicare questo tipo di occasione il prossimo anno, assolutamente siamo a disposizione. Grazie a tutti. Anch'io ringrazio tutti, lancio ancora un messaggio ai ragazzi, più e meno giovani, se non siete in condizione di andare a vendere le azalee della ricerca, siete certamente in condizione di poterle acquistare e regalare alla mamma e aiutare tutti noi ricercatori che siamo finanziati da AIRC a poter andare avanti con i nostri studi.